Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. E in verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore. Davanti a questo inizio di rivelazione di Gesù che dice: «Io sono il pane vivo», quel pane vivo disceso dal cielo di cui la manna data ai padri nel deserto era figura, davanti a questa rivelazione i giudei si misero a mormorare contro Gesù. Mormorare non vuol dire quello che vuol dire per noi oggi, parlare dietro le spalle, parlare male. Mormorare è il verbo tecnico con cui la Bibbia definisce l'incredulità. Quando Israele è nel deserto, il popolo, provato dal viaggio, dalla stanchezza, mormora contro Dio, cioè non si fida di Dio, e qui non si fidano di Gesù. I giudei sono specialmente i capi dei giudei, i sacerdoti, i farisei, l'elite. Lui dice, dicono loro, che è il pane venuto dal cielo, ma lui è il figlio di Giuseppe. Ma lui è uno di noi, conosciamo il padre e la madre. Come fa a dire «sono disceso dal cielo»? Ecco, davanti all'umanità di Gesù, alla sua normalità, al suo essere uno di noi, la rivelazione di un di più non viene accolta. E allora Gesù fa fare un passo avanti, gli propone un passo avanti, portando anche una motivazione scritturistica. Sta scritto nei profeti: tutti saranno istruiti da Dio. Se voi siete istruiti da Dio, ascolterete anche me. E riparte in un approfondimento, in un tornare come, ecco, a spirale, no? Sullo stesso concetto: io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna, ma sono morti. Era un segno che non dava la vita. Invece questo pane viene, che è lui, perché chi ne mangia non muoia. E questo pane è la mia carne per la vita del mondo, un ulteriore passo. Quindi questo pane viene dal cielo, viene da Dio, questo pane dà la vita eterna, non come la manna, ma la vita piena, la vita di Dio, e questo pane è la sua carne, è il suo corpo per la vita del mondo. Una rivelazione grandissima, la rivelazione dell'Eucaristia. Prima di tutto è la rivelazione, è Lui il rivelatore del Padre, con la sua parola, con i suoi gesti. Ma questa rivelazione non è solo parole e gesti, questa rivelazione del Padre è dono di tutto se stesso, dono della sua carne e del suo sangue, cioè di tutta la sua persona. È la sua persona la porta che ci introduce nel mistero di Dio. Se noi credessimo veramente nell'Eucaristia, come cambierebbe la nostra vita, la nostra partecipazione alla Santa Messa,
le nostre comunioni. Chiediamo al Signore di aprire il cuore, di non fare come quei giudei che mormorano, che non hanno fede, ma di aprire il cuore alla rivelazione dell'Eucaristia, pane della vita eterna.